Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Technology. Allora, l'Italia batte l'Albania 0-1 grazie ad un bellissimo gol di Antonio Candreva, alla faccia di chi lo critica finalmente, il nostro Fantantonio, se non volete chiamarlo così perché è il soprannome di Cassano, sono d'accordo con voi, il nostro grande Antonio, diciamolo così. Ci ha regalato una soddisfazione, un gol molto bello, sicuramente non con la maglia dell'Inter, l'ho fatto con la maglia azzurra della nazionale italiana di calcio, ma è comunque un qualcosa di molto importante per lui a livello personale, ma secondo me anche per la nostra Inter in qualche modo. C'è un collegamento con la nostra Inter perché significa che comunque Candreva ha le qualità, nonostante comunque abbia ormai varcato la soglia dei 30. Questo gol dimostra che Candreva, anche perché ha giocato molto bene a mio avviso, ma sono opinioni, dimostra che lui è ancora in forma, che può dare ancora tanto con la nazionale e con l'Inter, quindi insomma è un segnale molto positivo. Italia che finalmente vince dopo la sconfitta con la Spagna, dopo il pareggio a mio avviso ridicolo contro, che squadra è, manco mi ricordo, contro a Macedonia. Ovviamente ho fatto l'ultra sfogo venerdì perché è stato veramente qualcosa di incredibile. E ho parlato male di Ventura, ma ragazzi, se andate a vedere bene il video, perché magari il titolo inganna un po', nessuno mi ha criticato, è solo una precisazione breve breve, anche perché adesso stanno intervistando Ventura. A me Gian Piero Ventura è sempre piaciuto come allenatore, però credo che adesso stia veramente esagerando, nel senso, oggi abbiamo vinto, però non è che l'Italia, dopo una vittoria del genere contro l'Albania, possa definirsi una grande squadra o una nazionale competente. Competenza, competitiva. Io mi auguro soltanto che si riesca ad arrivare ai mondiali del 2018 in qualche modo. Ormai siamo una delle teste di serie, siamo ai playoff, se non ho capito male. Speriamo di non beccare uno squadrone come ad esempio il Portogallo, perché se dovessimo beccare una squadra del genere sarebbe veramente qualcosa di preoccupante. Ripeto, a me Ventura piace, però bisogna aggiustare molte cose. E ci sono dei giocatori che secondo me non meritano la maglia della nazionale, e Candreva ragazzi oggi ha dimostrato di meritarla, quindi poche chiacchiere, però a mio avviso andrebbero riviste determinate cose, che però sono sicuro che il nostro mister, qualora dovesse rimanere, rivaluterà e saprà gestire nel modo migliore possibile. In ogni caso complimenti a tutti perché l'abbiamo vinta, perché abbiamo giocato bene. Insomma, complimenti, ma come ho detto nell'ultimo commento post partita dell'Inter, bene ma non benissimo, anzi quasi male, perché ragazzi è disarmante lo soffrire fino al 93esimo contro l'Albania, e credo che la maggior parte dei tifosi azzurri che vedranno questo video, comunque qualsiasi persona che apprezzi il calcio, credo che possa essere d'accordo con me. Perché insomma, dopo una serata del genere, un tifoso italiano della nazionale italiana non può essere contento. Però c'è una minima, una piccola piccola soddisfazione. Stanno intervistando anche il nostro grande Antonio, per questa vittoria che ci permette quantomeno di avere un'altra speranza per quanto riguarda un eventuale accesso ai mondiali di calcio del 2018. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di Albania-Italia 0-1 e magari anche della situazione dell'Italia in generale al momento. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ragazzi, grazie per le visualizzazioni ricevute dall'ultimo video, continuiamo così, siamo secondo me su una buona strada, sempre comunque forza Inter e anche ovviamente forza Italia. Ci vediamo prestissimo con il prepartita, con nuovo prepartita dell'Inter e poi con un commento post partita. Ciao ragazzi.